fine settimana perfetto per lo sport amaranto celeste. 3 vittorie su 3 gare in casa per le maggiori realtà del Reatino. Ridono Real, NPC e Rieti. E con loro gioiscono i tifosi, perché ogni squadra ha portato a casa punti chiave in un finale di stagione che non è certo anonimo per nessuna delle tre. Ha aperto le danze il Real Rieti, con Napoli sembrava tutto perso. Sotto 3-0 la squadra di Festuccia e Abati si sveglia e si prende una vittoria in rimonta schiacciante. Un 6-3 da sogno che vale il terzo posto e lancia la squadra al prossimo weekend, in cui il Real si gioca il secondo titolo stagionale dopo aver vinto la Coppa della Divisione. E il calcio, in fatto di sorprese, non è stato da meno. Il Rieti è quasi salvo, non ci nascondiamo, perché la Paganese è lontanissima e il play-out quasi sicuramente non si farà, almeno stando a questa classifica. Certo, Capuano lotterà fino alla fine, ma l'1-0 rifilato al Catanzaro è una manna dal cielo che forse nessuno si aspettava. E ora basta davvero poco per festeggiare. E poco prima di festeggiare l'amaranto celeste del calcio, Rieti ha assistito a un pranzo loculliano. Una buffata di emozioni nel lunch match della Serie A2. Sembrava che la portata più prelibata fosse caduta a terra, con Rossi e Cattani a raccogliere la pietanza per metterla nella spazzatura e dire addio alla lotta al primo posto. Ma che? Sotto anche di 21 punti la NPC batte la Virtus in un Palace Sojourner da sogno e si porta a meno 2 dal primo posto. Quello che spedisce in A diretta. È lunga, lunghissima e domenica c'è Bergamo, ma avvicinarsi così al prossimo weekend dà più carica del normale. Come on.